La terza giornata che vede anche un altro big match, quello tra Lampo e River Pieve, tutti da seguire. Dopo l'esperienza l'ultima alla Lampo ha giocato anche con, diciamo, adesso prova davanti la Sestese, ci ha provato in questo caso il numero 10 Castiglione della bolgia dell'area di rigore, parte Variale, pallone molto profondo, prova a rimetterlo nel mezzo, palla che torna nella zona di Bartolini, cross a uscire, palla in area di rigore, c'è la conclusione da parte di Maltomini, chiude la difesa della Sestese, non è finita, un po' di confusione, poi Marconcini in area di rigore col sinistro, palla nel mezzo, chiude la difesa della Sestese una terza volta, anticipato però riesce comunque a difendere il pallone, Maltomini lo lavora, spalle alla porta, prova al cross, poi arriva la conclusione, sporcata, c'è tanta confusione, posizione regolare quella di Cerrato e poi nella vigor acqua pendente dall'altra parte, prova a sfondare Bartolini, entra in area, palla sul destro, poi Maltomini, la chiusura non è finita, ancora Marco Maltomini, si immola, parte Fattori, palla sul primo palo per Meacci, palla un po' profonda, poi ci prova Olivieri, batte e ribatte un po' confusionale, cade all'interno dell'area di rigore, Vabi voleva il calcio di rigore la Sestese al 36esimo, episodio che farà discutere Cerrato in mezzo a due maglie rosso-blu, buono il passaggio filtrante per Fioravanti, palla sul destro, può anche tirare, ci prova Fioravanti, palla alta sopra la traversa, è vivo però il Montespertoli, è viva questa partita. Il numero 13 rosso-blu, palla in questo caso un po' pasticciata con le mani, riesce comunque a recuperarla, arriva al cross, poi ci prova Castiglione di testa, la girata è buona, palla però fuori di poco, Babi si fa scavalcare dal pallone, quindi Variale. Il tocco è per Maltomini, Marco Maltomini con il destro prova a caricarlo, parte il cross per Vabi, palla che viene spizzata dal difensore del Montespertoli senza recupero, si va al riposo 0-0 tra Sestese e Montespertoli, pronti per il secondo tempo di Sestese Montespertoli, si riparte dallo 0-0, ancora Vabi, va al cross Vabi, di Vico di testa, è buona l'idea, palla fuori però la spizzata da parte della classe 2001, va subito al servizio sul corridoio nella zona di Maltomini, prova a cavalcare Maltomini, ottima la barricata di Olivieri che poi si fa ancora a stappare il pallone da Maltomini, palla sul destro e poi in due tempi Valoriani, l'altra parte, attenzione alla Sestese, parte il cross per Di Vico, il colpo di testa, palla fuori, è un secondo tempo che però ha iniziato sulle stesse note, aggancio, poi palla di più in seconda, 1-2 che non si concretizza, si concretizza nella seconda occasione e poi Gianni per il gol del vantaggio, un'azione tutta da flipper ed è il gol del vantaggio del Montespertoli a Sesto Fiorentino, passano i gialloverdi, quindi Olivieri, è buono il cross per Torrente, atterrato, il cartellino giallo è per ora vedremo se è per Torrente o per Nona, calcio di rigore ed è ammonito quindi il portiere, parte Castiglione, angola alla perfezione ed è il pareggio della Sestese, 1-1 all'alba della mezz'ora del secondo tempo, il giocatore della squadra che batte la punizione, parte Castiglione, era buona con i giri giusti per le statistiche più che altro, ottima la conclusione, missile dal nulla, Montespertoli vicinissimo ad un gol che avrebbe valso forse anche la partita, che adesso ha un'ultima opportunità, palla larga e quindi rinvio dal fondo, ma non c'è più tempo, si dividono la posta in palio Sestese e Montespertoli, quello che vince però oggi è la qualità tra due squadre nettamente candidate per un posto in alta classifica.